L'Avezzano espugna 2-1 il terreno del Tivoli e rafforza la quarta posizione in classifica, avvicinando sensibilmente il terzo posto detenuto dalla San Benedettese, dopo un'opportunità proprio per gli ospiti, con Senesi fermato a tu per tu da Zappalà e il Tivoli a provarci con Vestenicki che, servito da Panaioli, non c'entra la porta da due passi. Lo stesso Vestenicki poi spedisce alto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 27esimo l'Avezzano passa. Grande combinazione Verna-Mascella e conclusione al volo di Ortolini che lascia di sasso Zappalà con un grandissimo gol che vale lo 0-1. Ancora Avezzano in avanti al 43esimo con Verna che parte in contropiede e tutto solo va a realizzare lo 0-2. Nella ripresa il Tivoli ci prova gran botta di Fatati che sfiora il 7 dal limite. Poi ancora Vestenicki, servito da Recchiuti, trova la risposta in tuffo di Cultraro. Si riaffaccia in avanti l'Avezzano con Ortolini che da due passi non riesce a trovare la deviazione su traversone di Mascella. Poi al 34esimo Jurgens si fionda in area e guadagna un calcio di rigore che De Marco realizza per l'1-2. Poco dopo lo stesso Jurgens però commette fallo in attacco e lascia in 10 i suoi. Poco prima dello scadere, ultima occasione con Cultraro che sicuro blocca sulla conclusione dal limite di De Marco.